presidente cinese Xi Jinping al Quirinale da Mattarella, più cooperazione tra i due paesi e confronto sui diritti per il capo dello Stato, la via della seta è una strada a doppio senso. A Bruxelles Conte vede Macron, il premier, riequilibrare i costi dell'opera. Il presidente francese, la Torino-Lione è un problema italiano. Salvini, se da Parigi e UE più soldi rivedremo il progetto. L'autista di origini senegalesi che ha incendiato il bus interrogato in carcere, non sono pentito. Volevo fare un gesto eclatante, lo rifarei, il PM può colpire ancora. Luca Casarini, capo missione dell'ONG Mediterraneo, è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione dalla procura di Agrigento nell'inchiesta sulla nave Mare Ionio. Inchiesta a nuovo stadio della Roma dopo l'arresto per corruzione di Marcello De Vito dei 5 Stelle. La sindaca Raggi dice città saccheggiata per 30 anni, non si torna indietro. Nella sua lunga vita di scrittore e giornalista, il premio Nobel Gabriel García Márquez si è occupato anche del caso di Vilma Montesi, il processo per l'omicidio della ragazza romana trovata morta nell'aprile del 1953 a Torvaglianica. Buonasera e benvenuti al TG2 delle 20.30. Questa mattina al Quirinale il colloquio tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente della Repubblica Mattarella. Diritti umani, ambiente, Europa, i temi del confronto. Tra questi anche la Via della Seta, una strada che entrambi i capi dello Stato si augurano che siano a doppio senso. Sentiamo Luciano Gelfi. Non può essere a senso unico la collaborazione fra Italia e Cina. Sergio Mattarella accoglie al